Federico II, infatti, ha posseduto una delle più grandi collezioni di manoscritti del 400. La sua biblioteca fu concepita come una vera e propria opera d'arte. Nel 1657 Papa Alessandro VII, che forse non aveva tempo di aspettare né la formica che la tartaruga, ordinò che fosse trasferita presso la Biblioteca Apostolica Vaticana, lasciando però ad Urbino una grande passione per la salvaguardia del sapere. Questa qui è la Bibbia di Federico da Montefeltro, la riproduzione, il facsimile, perché l'originale magari fosse questa, l'originale è custodita al Vaticano a Roma. E questa qui è l'opera riprodotta in tutte le sue parti, le macchie come era in origine, e l'editore ha chiesto i diritti al Vaticano per la riproduzione e noi abbiamo avuto la fortuna di poter realizzare l'opera. Oggi come oggi è tutto digitalizzato, tutto informatizzato, invece qui noi possiamo assaporare il gusto della carta, della stampa. Ogni libro ha la sua storia, il suo percorso. Mi è capitato che in un libro i piatti della copertina vecchia erano fatti con delle carte da gioco. Poi ce li ho anche nel cassetto. Ce li ho. Li fai vedere? Sì, te le faccio vedere, queste sono qui. Sì, sì, ce le sono qui, me le ricordo che le ho viste. Queste carte hanno 500 anni, un mazzo di carte che vai a vedere chi ci ha giocato, magari un re, un principe, un prete, qualcuno. Chissà che giochi facevano a quei tempi. I giochi penso che siano quelli di adesso, le carte sono uguali a quelle di oggi. Fantastico. A casa Pagnoni il restauro di un libro diventa una questione di famiglia. Quell'altro. Il lezionario Farnese, quello che ho fatto prima. No, quello che c'erano tutti. Credo di aver restaurato le pergamene più antiche d'Italia, uno del 723, qualcosa del genere. Che erano le prime le pergamene. Perché poi lì c'era paura dopo che se siccome vanno lavate con l'alcol, con tutti i procedimenti che ci vogliono, la polizia, se questa io rovino una roba che c'ha 1700 più 300 per arrivare a 1000 più ai giorni nostri. E quindi insomma sono delle emozioni belle che uno prova. Per esempio una volta ho restaurato una stampa del Dürer che era con una carta finissima, in più il Dürer, le carte che usavano erano poco collate, quindi tipo carta sorbente, pochissimo. Insomma quando l'ho messa nell'acqua per sbiancarla perché era sporca, quando sono andato per tirarla subito mi tremavano le mani, per l'emozione valevano 20-30 milioni, mica storia. Insomma, ogni volta che uno fa un pezzo antico sente la sua emozione, perché se questo intanto va avanti altri 100 anni perché l'ho accomodato io, se no magari impedivano,